Il rituale dell'alzabandiera presso il monumento ai caduti all'interno della sede centrale della caserma di Sant'Eustachio, lo schieramento nel piazzale ha accolto il passaggio del neocomandante dei caschi rossi Rosa Deliseo. Si è aperta così la mattinata al comando provinciale dei vigili del fuoco di Salerno che con la parata, una squadra di vigili del fuoco che si è calata imbracata dalla torre di controllo per srotolare la bandiera tricolore, come ogni anno nel solco di una consolidata e sentita tradizione, hanno onorato la loro protettrice patrona Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco e della Marina Militare. La si festeggia il 4 dicembre perché in questa data, nel 306, morì martire, torturata secondo la leggenda con il fuoco, dopo essere stata rinchiusa in una torre dal padre che non voleva si consacrasse a Dio. È stata anche invocata contro saette ed esplosioni. Il motivo? Un fulmine colpì il suo carnefice, il padre, che non accettava la sua conversione al cristianesimo e per questo la uccise. E per questo viene invocata contro la morte improvvisa per fuoco, contro i fulmini e le esplosioni. Esplosivi e armi vengono tenuti in depositi che si chiamano non a caso Santa Barbara. È la patrona di artificieri, vigili del fuoco, minatori, marinai, artiglieri, architetti, ingegneri ambientali, muratori, campanari e ombrellai. Una giornata di devozione e celebrazione per i pompieri e per gli uomini della Capitaneria di Porto di Salerno che questa mattina insieme hanno partecipato alla funzione religiosa, alla Santa Messa, celebrata come ormai da tradizione ogni anno alla Chiesa dell'Annunziata di Salerno. Una prima volta per la ricorrenza e la cerimonia di Santa Barbara a Salerno per tutti, per il neocomandante della Capitaneria di Porto di Salerno, il capitano di vascello Daniele Di Guardo, il neocomandante dei Vigili del Fuoco Rosa Deliseo e per il vescovo Monsignor Andrea Bellandi che stamani ha officiato la Santa Messa per la festa di Santa Barbara. Sì, è la mia prima Santa Barbara, è un momento appunto di riflessione, di incontro e di pensiero anche verso i nostri colleghi che non ci sono più e verso coloro che nei mari di tutto il mondo, nelle basi navali e nei teatri operativi festeggiano e celebrano questa giornata. È un giorno importantissimo anche perché è l'occasione per chiedere a Santa Barbara di proteggerci da tutti gli eventi che possono incorrere durante l'attività che noi svolgiamo. Un'attività pericolosa ma fatta con grande passione e grande determinazione da parte di tutti i Vigili del Fuoco e anche dei Vigili del Fuoco di Salerno, di cui mi onoro rappresentare il comando veramente con grande piacere. Uomini straordinari che quotidianamente si impegnano nell'attività lavorativa. Queste sono due realtà che sono sempre state e sono vicine alle persone, alla loro vita quotidiana, alle loro necessità, quindi è giusto essere presenti in questa festa che per loro è molto importante e direi a cui tengono molto. Un momento spirituale, un momento liturgico, è cominciato proprio domenica scorsa il nuovo anno liturgico. Sì, siamo in questo inizio di avvento e la lettera che il Papa ha mandato sul presepio ci ricorda anche qui di tornare all'essenziale, ecco, a ritrovare i veri valori del Natale che sono in questa realtà familiare di Gesù che con Maria e Giuseppe entra nel mondo.